Ad iniziare da questo video tutorial vediamo un po' più da vicino le tecniche e gli accorgimenti per poter gestire i singoli controlli di access dal VBA. Okay. Allora, qui per esempio abbiamo una semplice applicazione, ad esempio, che ho creato a scopo didattico, che ha un controllo casella combinata in alto, dove è possibile selezionare le tabelle del database esistente, e due controlli casella di riepilogo. Uno si chiama lista campi e l'altro campi selezionati. Vediamo come gestirli da codice. Ora vi faccio vedere qual è lo scopo di questa applicazione. Uno seleziona l'utente una tabella qualunque, poi compaiono nella lista campi, quindi nel controllo casella di riepilogo di sinistra, tutti i campi possibili e poi si può selezionare i vari campi a destra e poi deselezionarli, eccetera. Ok. Vediamo come procedere da zero, okay? Come creare e gestire soprattutto il metodo remove item, che non sempre è di facile comprensione, no? Per svuotare al volo un controllo casella di riepilogo. Quindi facciamo un passo indietro, andiamo su crea struttura maschera, quindi si crea una maschera vuota. E poi andiamo sui controlli e selezioniamo un controllo casella di riepilogo. Parte l'autocomposizione e anziché lasciare l'impostazione ricerca valori da un'altra tabella o query, invece impostiamo immissione personalizzata. In questo modo, proprietà tipo origine riga del controllo sarà impostata su elenco valori anziché su tabella query. Andiamo avanti. Inseriamo quattro valori qualunque, per esempio alfa, con le frecce mi sposto giù, beta, gamma e delta, ok, giusto per inserire quattro valori. A questo punto andiamo avanti, diamo come nome casella di riepilogo, ok, andiamo avanti, spostiamo il controllo etichetta in verticale, allarghiamo un po' dimensione del controllo, poi inseriamo, già che ci siamo, anche un pulsante di comando nel quale annulliamo la procedura automatizzata, diciamo in creazione guidata, e gli diamo come nome nel controllo, cioè nella proprietà etichetta, svuota. Ok, bene. Allora, a questo punto andiamo a ricopiare ma anzi, salviamo prima di tutto, salviamo. Con maschera 1 va bene, vedete cosa succede, vedete, vengono presentati quattro valori. Ora vogliamo fare in modo che quando si clicca su svuota andiamo a utilizzare il metodo remove item, però vi spiego qual è il trucco per evitare l'errore, a partire dall'ultimo elemento e poi via via ritroso verso il primo. Ok? Allora andiamo su crea nuova tabella e ci ricopiamo la routine, c'è una routine già pronta, andiamo su nel VBA facendo anche Alt F11 direttamente. Ok, sulla generale c'è, vedete, una routine che si chiama ZeraLista. Questa routine ZeraLista la vediamo un po' più da vicino, vedete, è una private sub che riceve come argomento, è una sub, non una function, riceve come argomento proprio un elemento casella di riepilogo, che in inglese è list box. Ok, io l'ho chiamata list item. Si può chiamare Pippo, quello che volete. As list box invece è importante. Quindi passando a questa routine un controllo casella di riepilogo, vedete, si ottiene l'effetto di svuotarla in qualunque momento. Chiaramente si può anche collegare elenco campi, naturalmente, però poi sarebbe rigido, cioè ogni volta devo andare a modificare la tabella di collegamento. Invece io voglio proprio un elenco valori generico, ok? Quindi un controllo generico che posso poi manipolare come mi pare piace da codice in base allo stato degli altri controlli, eccetera. Okay? Quindi mi sono creato questa routine che potrà essere riutilizzabile naturalmente per tanti controlli diversi in vari momenti, eccetera. Allora, ci sono due variabili intere, la J e Max. Allora, innanzitutto viene controllata la proprietà list count del controllo casella di riepilogo, che mi ritorna il numero di elementi. In maschera 1 sarà 4, alfa, beta, gamma e delta. Ok, se è maggiore di 0, ok, procede, altrimenti darebbe un errore se faccio remove item quando il list count è uguale a 0, chiaramente, no? Poi faccio un ciclo, for next, vedete. J mi serve solo come variabile di ciclo, e ciclo all'incontrario, cioè parto da list item, list count, quindi sarà 4 meno 1, quindi partirà da 3, e poi procede fino a 0, 0 sarà il primo elemento, con step meno 1, cioè quindi sarà 3, poi 2, poi 1, poi 0.
In questo modo non ci sarà mai errore. Il problema qual è? Che quando voi utilizzate il metodo remove item di un controllo casella di riepilogo, ogni volta che viene eseguito, dandogli come parametro il numero dell'elemento che si vuole eliminare dal controllo, cambia la proprietà list count a sua volta. Questo è il problema. Allora, in questo modo invece, procedendo dall'ultimo verso il primo, non si creerà mai nessun errore. Perché? Perché il list count appunto decresce man mano che removeato vengono eseguiti. Ok, vediamo in azione. Copiamoci completamente questa routine e la portiamo in maschera 1. Adesso chiudiamo questa maschera qua, andiamo su maschera 1, apriamo l'utilizzazione struttura e andiamo sul click svuota, sul click evento, routine evento. Ok, ci copiamo qui sotto la routine e poi in comando 2 clic gli diciamo azzera lista e poi gli diamo il nome del controllo. Il nome del controllo sarà elenco 0, ok? In questo caso elenco 0. Perfetto, ora gli mettiamo un punto di interruzione qui sull'inizio della routine e poi la proviamo. Ok, abbiamo i quattro valori che abbiamo specificato prima. Chiudiamo, apriamo maschera 1, mette alfa, beta, gamma, delta, quindi il list count vale 4. Attenzione, vale 4, non 3, però il ciclo lo facciamo da 0 a 3, cioè da 3 a 0 scalando di 1. Perché chiaramente 0 è il primo elemento e l'ultimo è il numero di elementi meno 1, ovviamente, no? Vi facciamo clic su svuota. Vedete? Allora, attualmente, se faccio apro la finestra immediata e dico vediamo quant'è il valore della proprietà list count prima di eseguire il ciclo, vedete, è 4. Allora, il ciclo mi dice da j uguale 4 meno 1, cioè da 3 fino a 0, quindi 3, 2, 1, 0. Passo meno 1. In questo modo si procede a ritroso. Allora, la prima volta list count vale 4, facciamo un remove item sul numero 3. Ok, andiamo a vedere cosa succede alla lista. Vedete, è stato annullato l'ultimo elemento, cioè il delta. Andiamo avanti. Ora il list count vale 2, ne ho fatti 2, vabbè, vedete, ne ho già eliminati altri 2. No, va bene, ok, ho eliminato il terzo. Ma andiamo avanti. Elimino il valore 1 che sarà il penultimo, l'ultimo è lo 0, ok? Vedete adesso alfa soltanto e l'ultimo, vedete? Ok, a questo punto non si genera alcun errore perché a questo punto vedete il ciclo vale, la variabile j vale 0, si esce dal ciclo e basta. Quindi ogni volta è pulito, vedete che si chiama la routine azzera lista passandogli come argomento il nome del controllo e viene azzerato qualunque sia il contenuto e il numero di elementi. Bene, ora torniamo ora alla nostra maschera crea nuova tabella dove abbiamo appunto un controllo casella di riepilogo per selezionare le varie tabelle e poi due controlli casella di riepilogo. Chiudiamo, vi faccio vedere allora intanto come si fa a popolare il controllo casella di combinata con l'elenco delle tabelle. Andiamo su caricamento routine evento della maschera. Sul load, vedete, si definisce una variabile tb as table def, qui si usa il DAO, la libreria DAO, quindi è strumenti, riferimenti, è questo, il Microsoft Office 14.0 Access Database Engine Object, che è l'ACE DAO, ok. Allora, con for each next, vedete, per ogni oggetto table def del current tb, che è il database corrente, vedete, vengono caricate sul controllo soltanto gli elementi che hanno la proprietà attributes uguale 0. Questo per evitare che vengano caricate anche le tabelle nascoste, no? Le tabelle di sistema. Quindi CMB tabelle add item, viene invocato il metodo add item del controllo casella di riepilogo e il tbname è il nome della tabella. Okay? Questo fa sì che qua all'avvio venga popolato automaticamente il controllo a discesa e meno discesa con l'elenco delle tabelle corrente. Quando si fa clic, questo è importante, ecco, andiamo a vedere, clic, cioè quando si seleziona una tabella, vedete sull'evento dopo aggiornamento del controllo CMB tabelle, che è quello che vedete in questo momento selezionato, la lista delle tabelle, ok? La routine evento che cosa fa? Allora, vedete, definisce due variabili, transito, poi fa la zera lista è la routine che abbiamo già visto prima nella maschera 1. Andiamo a vedere. Anche qua, vedete, azzera lista, vedete, è la routine di prima, quindi riceve il nome di un oggetto casella di riepilogo e ne svuota il contenuto, nel modo che avevamo visto prima. Allora, torniamo su form load,
Ok, no, scusate, su CNB tabelle after update, ok, vedete, si fa la zero lista del list camping, che è il controllo di sinistra, quindi l'elenco di tutti i campi, e poi la zero lista del controllo di destra. Se non contiene elementi non succede nulla, perché appunto viene testata la proprietà list count all'inizio e esce, no? Del campi selezionati, il secondo controllo casuale di riepilogo. Poi si va a attribuire alla variabile danni il nome della tabella selezionata, e poi vedete si fa un set tb uguale current db table depth danni, in modo da avere riferimento dinamico all'oggetto tabella, e poi si va a ciclare i campi utilizzando la collezione fields, vedete? Cioè ogni elemento table depth contiene una collezione fields che contiene appunto i nomi dei campi, e in questo modo se i campi sono, anche qui c'è un filtro, vedete? Se sono diversi dall'indice, quindi non andiamo a inserire nella lista dei campi anche l'indice, cioè le chiavi primarie, voglio dire. Quindi quelli che hanno attributo diverso da 17 vengono aggiunti, gli altri no. Quindi praticamente vengono esclusi soltanto le chiavi primarie. Allora, list campi add item, questo è il controllo casuale di riepilogo di sinistra, avete current db table depth danni fields j name, quindi saranno tutti i campi. Questo ha come effetto appunto di popolare, e lo vediamo a runtime, il controllo casuale di riepilogo di sinistra. Vedete, adesso per esempio seleziono prospect, vedete, ho tutto l'elenco dei campi, vedete, della tabella prospect. Vediamo adesso come gestire, vedete, l'aggiunta, cioè la selezione dei campi da portare nel controllo di destra. Ogni volta che faccio clic sul primo pulsante con la freccia verso destra, mi deve aggiungere un campo, viene spostato il focus, cioè la selezione sul campo successivo automaticamente. Vedete, adesso per esempio invece voglio andare sul via, per esempio, voglio estrarre soltanto questi campi, via, cap, città, provincia, paese e basta. Poi faccio clic su creare una tabella, c'è il controllo che dice inserire un nome per una nuova tabella. Adesso piano piano lo vediamo. Se vedete, non è selezionato alcun elemento sul controllo casuale di riepilogo di destra, vedete, quando clicco sul deseleziona non deve succedere nulla e non c'è nessun errore, vedete. Se invece ne seleziono per esempio l'ultimo e faccio clic sul deseleziona, vedete, il focus si porta su quello precedente, vedete, fino all'inizio, e dopo basta, ok? Come ottenere questo da codice? Lo vediamo subito. Andiamo su struttura, vediamo il primo prima, che si chiama CMD seleziona, sul retain evento, vedete? Allora c'è una variabile long, lngkid, che è pari a list campi list index. List index è la proprietà che ritorna qual è il numero dell'elemento lista correntemente selezionato. Però se l'utente non ha selezionato nessun elemento nel controllo casuale di riepilogo, questa proprietà vale meno 1. Ecco perché, vedete, si esce dalla sub quando è meno 1. Quindi non succede nessun errore, ok? Se invece appunto c'è un qualche elemento selezionato, vedete, addirittura viene verificato se nell'altro controllo, cioè nella lista dei campi selezionati, che è list campi 2, per caso l'elemento esiste già con questa funzione personalizzata che si chiama isPresent. isPresent non fa altro che verificare, vedete, cicla praticamente l'elenco, cioè tutti gli elementi del controllo di riferimento, in questo caso è quello dei campi selezionati, cioè il controllo casuale di riepilogo di destra, e viene confrontato, cioè tutti gli elementi della lista vengono confrontati con una stringa predefinita, che è quella appunto che si è selezionata nel controllo di sinistra, no? E quindi il risultato è vero se viene trovato e falso se invece non viene trovato. Ok, tutto lì. Allora, quindi quando invece si seleziona, allora non abbiamo finito, quando si fa clic sul primo bottoncino con la freccia verso destra, vedete, se isPresent ritorna falso, cioè vuol dire che non è ancora stato aggiunto, allora appunto viene invocato il metodo addItem sul secondo, listCampi2, quello di destra, con, vedete, riferimento il metodo itemData, parentesi, la proprietà listIndex, ok? Cioè praticamente l'elemento ha selezionato sul controllo di sinistra. Poi viene fatta anche un'altra cosa, viene impostata la proprietà selected, vedete, su true. La proprietà selected in realtà non è una singola proprietà, ma è un elenco di proprietà. Vedete? Selected riceve come argomento il numero indice, viene spostato di 1, appunto per spostarlo sul successivo, del controllo casuale di riepilogo,
del quale si vuole appunto selezionare l'elemento da codice. Quindi in sostanza, dopo aver aggiunto l'elemento che era selezionato a sinistra, lo porto a destra, cosa faccio? Vado a spostare sul controllo di sinistra il focus sull'elemento successivo. Non causa errore neanche quando si arriva in fondo, perché è già così, cioè selected quando non trova l'elemento selezionato non dà errore, per fortuna. Altrimenti bisogna fare un error resume next o qualche altro accorgimento, ok? Quindi in questo modo si sposta il focus automaticamente sul successivo. Nell'altro, nel deseleziona, analogamente, vedete, lo vediamo velocemente, più semplice perché non c'è da verificare l'is present, ok? Cioè se è presente, perché questo è quello di destra. Allora, anche qui, analogamente, se il list index vale meno 1, significa che non c'è nessun elemento selezionato, allora si esce. Altrimenti lngkd vale la proprietà listindex, che appunto è il numero, non confondete la listindex con listcount, eh? Listcount è il numero di elementi del controllo, sia che siano selezionati sia che non lo siano, mentre listindex è l'elemento attualmente selezionato. Allora viene fatto il remove item, e qui non c'è problema perché gli si dà il numero dell'elemento selezionato, okay, quindi sarà sicuramente maggiore di 0, cioè diverso da meno 1. In questo caso, perché sennò saremmo usciti dalla routine, e dopodiché viene spostato anche qui, vedete il focus, cioè selected, questa volta sul meno 1, ok? Questo dà l'effetto appunto che abbiamo visto. C'è un altro modo di spostare gli elementi da un controllo a un altro, per esempio utilizzando la proprietà evento double click sul primo controllo, vedete? Cioè, io l'ho anche già, quindi sono tutti e due operativi, sia la selezione tramite clic sui pulsantini con le frecce, sia invece facendo semplicemente doppio clic, quindi sul double click del primo, vedete, viene attivata la stessa sequenza istruzioni simile che abbiamo visto cliccando sul pulsantino con la freccina verso destra, ok? Quindi se non è presente, aggiungimi, ok. Analogamente nell'altro controllo invece, se ve lo faccio vedere a runtime, si può intercettare la pressione del tasto canch sulla tastiera, quindi la routine evento è su tasto giù, ok, routine evento, si intercetta il codice 46 che corrisponde al tasto canch o delete, shift 0 è sempre 0 quando non si attivano tasti particolari, funzioni, eccetera. Poi viene attivato un message box che dice: vuoi eliminare l'elemento corrente, listcamp2, listindex? Ok, se viene risposto sì, viene fatto il remove item. Adesso lo vediamo runtime, eh? E poi abbiamo terminato per il momento. Allora facciamo clic, andiamo su crea nuova tabella, per esempio selezioniamo prospect, andiamo su, stavolta anziché usare, vedete, i due pulsantini, faccio doppio clic sul primo, sul secondo, sul terzo e direttamente, senza preoccuparmi del focus, dov'è? Via, cap, città, provincia, paese, ora andiamo fino in fondo, vedete. Se voglio deselezionare invece sul controllo di destra faccio clic sulla tastiera con il dito su Canch, vedete, vuoi eliminare il paese? Se dico no, ok, se dico sì me lo elimina, vedete, però deve essere selezionato, vedete, adesso c'è un errore chiaramente perché non era selezionato, quindi vedete, nulla è perfetto, riproviamo. Allora, prospect, andiamo su doppio clic, forma sociale, attività, ok, via, cap, e con il doppio clic vengono aggiunti e con il Canch vengono eliminati. Ok, si possono fare diverse combinazioni. A questo punto, se faccio clic su crea nuova tabella, mi dice inserire un nome per la nuova tabella. Gli do la tabella, per esempio, non so, rubrica. Adesso questa prima maschera mi crea soltanto la struttura tabella. Poi vedremo in un video successivo invece come proprio anche trasportare i dati. Faccio clic su crea nuova tabella. Ok, la tabella rubrica è creata con successo. Ora vedete che nel database corrente esiste una nuova tabella che prima non c'era, rubrica, vedete che è vuota, non ha record, però i campi, andiamo a vedere, vedete sono gli stessi che avevamo estratto e viene stata aggiunta una chiave primaria id. Ora nel video successivo vediamo come ottenere tutto questo. Ci fermiamo qui.